Forte a Bagnara Calabra, appena ieri ha riaperto i battenti dopo un lungo stop. Anche il Bar de Forte, anche lo storico Bar de Forte si è un po' dovuto adeguare con i percorsi di entrata e di uscita. Sì, dopo 2 mesi e mezzo di chiusura non vedevamo l'ora di ritornare a lavorare, perché noi siamo appassionati del nostro lavoro. Naturalmente rispettando tutte quelle che sono le norme di sicurezza, ci siamo adeguati come è giusto. I nostri clienti sono abbastanza disciplinati fino ad oggi, hanno osservato tutte le norme e diciamo che si preannuncia una stagione, un'estate molto difficile, però cerchiamo di metterci la nostra passione per fare del nostro meglio come al solito. Ecco, qui ci sono più di un ingresso, però si entra da lì, c'è l'Igiene Point e poi ognuno lungo il bancone, anche perché il locale è abbastanza grande. Sì, per fortuna abbiamo questo vantaggio di avere un locale molto grande, per cui una decina, 12 persone possono entrare, ci sono le postazioni, c'è tutto ciò che serve per la sicurezza che ha predisposto il decreto legislativo. Noi ci adeguiamo e aspettiamo l'estate, aspettiamo soprattutto il 12 di giugno quando istituiranno l'isola pedonale, noi potremo avere i nostri posti a sedere che sono fondamentali quest'anno per riuscire perlomeno a cercare di salvare un po' questa stagione che, ti ripeto, si preannuncia difficilissima. Assolutamente sì, qui il Bar de Forte c'è anche una saletta da te, però è chiaro che una volta che ci saranno i tavolini ci sarà più possibilità per più persone per potersi venire a sedere. A Bagnara Calabra è un classico, insomma, gustare le prelibatezze del Bar de Forte. Sì, noi siamo, grazie al cielo, un locale storico e l'estate è il nostro punto forte. Quindi aspettiamo i nostri clienti con la nostra qualità, la nostra professionalità che ci contraddistingue da tanti anni, per fortuna, e che viene apprezzata dai nostri clienti. Buon lavoro. Grazie a voi.